Radio Palco. Nuovi talenti sotto i riflettori. Tornano ospiti a Radio Alfa per l'appuntamento di oggi con Radio Palco, gli Svart Moio, una band di Sala Consilina. Siamo insieme a Fausto, in arte Nessuno, e ad Antonio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Raccontiamo dunque dell'evoluzione che si è svolta all'interno della vostra band, perché avete oggi una formazione diversa rispetto all'altra volta. Sì, praticamente per scelte artistiche abbiamo dovuto cambiare, diciamo, i membri della nostra formazione primaria. Adesso componiamo il gruppo solamente io e il mio producer Antonio Senatore, che faceva parte della squadra di strumentisti con cui avremmo dovuto affrontare il tour nazionale con la vecchia formazione. L'altra volta ci avete raccontato perché vi chiamate Svart Moio, invece questa sera Nessuno, ti chiedo perché hai scelto questo nome. Una domanda un po' complicata, però allora Nessuno, diciamo che è stato un nome scelto nell'indecisione tra scegliere un nome. Non essendo ancora qualcuno in un panorama che qualsivoglia artistico, ho scelto di chiamarmi Nessuno. C'è giustamente chi ipotizza qualcosa con Ulisse oppure sì, qualche infatti. Altro trascorso poetico, però non c'entra nulla. A me invece mamma e papà, ma non... Antonio, certo, mi sembra giusto. E ragazzi, questa sera parliamo del vostro nuovo EP, un album, il terzo per voi, e si intitola Come al vento cenere. In effetti sarebbe il titolo del primo singolo che praticamente abbiamo deciso di far ascoltare nella nostra nuova collaborazione, nel nostro nuovo progetto, Come il vento cenere. Ed è stata, diciamo così, un amore a prima vista tra me e Fausto, perché in studio abbiamo avuto questa capacità di poter mettere insieme musica e parole in modo tale da esprimere un concetto molto molto significativo, come quello che è la vita e come i problemi, insomma, che si affrontano nella vita. E infatti in questa canzone si affrontano temi molto attuali, parlate di lavoro e non solo, insomma, anche di sogni che qualcuno vorrebbe realizzare. Sì, praticamente la canzone è strutturata in questo modo, come se fossero due persone che si rincontrano dopo un bel tot di tempo e raccontano più o meno le loro diversità sulla loro vita dopo essere cresciuti insieme. Abbiamo una persona che ha dedicato completamente la vita alla musica e quindi diciamo che sta cercando di riuscire, però vive praticamente di soddisfazioni, mentre c'è l'altro che per problemi più comuni, quindi riportando anche temi d'attualità, si ritrova con un figlio a casa e è un lavoratore precario, quindi si toccano vari punti d'attualità. Si affrontano, insomma, quelle che sono le difficoltà sì. Più comuni della vita odierna. Ragazzi, ascoltiamo questo brano e dopo ci ritroviamo, così continuate a parlarne. Quindi gli Svart Moio con Come al vento cenere. Oggi si lavora, stamattina un po' di fretta, accompagno mio figlio a scuola. Come va con la musica? È vero che suoni ancora ricordi qualche anno fa, peccato che il tempo vola. Avrei voluto fare il DJ, non l'operaio, se solo gli avessi avuto un aiuto più che un salario. C'ha vita un gioco strano, cazzo, quando sognavo la scuola finisce, ti trovi col culo in mano e hanno iniziato a chiamarmi fallito. Figli di papà, con il bel vestito, tutti università e maglioncino. Io ho 18 anni e fumo a sbaffo, esco con il grammo e la tuta sporca di grasso. Un contratto, sì, noi si sognava un contratto, non le bollette, la spesa, lo sfratto. Scusami, fatti, sto morbando, vorrei morire, iniziare da capo la vita che faccio. Non importa se sa come il vento cenere. Errori non pesavano, ora sembro gli attrezzi dei muratori. Eravamo fuori, il terrore dei professori. Solo fuggisse public enemy nei diffusori. Volevo pure la cavo, interni in pelle e la radio. Hai presente la spider o il contrario? Un'auto comprata da un mio collega straniero, lavora nero, più o meno alzo 700 euro. Ricordi Claudia, ha sposato un avvocato, ma lasciato tempo fa, diceva che la trascuravo, l'amavo. Ricordi Mary, quella della terza pia, abbiamo avuto un figlio ma
ma il divorzio è martedì, cazzo fra. Ho nella testa le parole di mio padre, la musica non paga, paga solo lavorare. Quando torno a casa e penso a quel che sto vivendo, mentre affetto il pane mi fermo e fisso il coltello. Non importa se sa come il vento cenere o come quello che fu mai. Quando questo finirà sarà come vivere la vita che non ho avuto mai. Non importa se sa come il vento cenere o come quello. Sei un fallito, sei un fottuto eroe che combatte col suo destino. Guarda tuo figlio, non perdere il suo sorriso. Crescerà come suo padre, vedrai che sarà un mito. Fai inseguire i suoi sogni finché ci crede, perché tu ti rassegni, alza la testa e abbi fede, amico. La vita è dura col chi ha coraggio di affrontarla, bastarda. Più hai bisogno, più ti sputa in faccia. Luca, il figlio del dottore, dorme alla stazione. Suo padre era ubriaco durante un'operazione. Quel figlietto ha smesso di parlare. Non si è mai sudato un cazzo, ora mendica spiccioli per campare. Compare tutto vero, ti giuro parlo sul serio. Ripeti che vuoi morire, che t'ammazzo per davvero. Accendi questo e facciamo due chiacchiere. Saremo soli e liberi come al vento la cenere. Non importa se sarò come il vento cenere o come quello che fu mai. Quando questo finirà sarà come vivere la vita che non ho avuto mai. Non importa se sarò, non importa se sarò come il vento cenere, come al vento cenere o come quello che fu mai. Quando questo finirà sarà come vivere, sarà come vivere la vita che non ho avuto mai. Rieccoci, questo è Come al vento cenere, il primo singolo estratto dall'omonimo EP degli Svartmoyo. Noi questa sera siamo con la band composta da Fausto, In arte nessuno, e Antonio. Ragazzi, come è nata la collaborazione tra voi due, il vostro primo incontro? Allora, il nostro primo incontro è stato, diciamo così, come tutti gli incontri magici, voglio dire così, insomma, per caso, nel senso che tramite un carissimo amico siamo stati messi in contatto, perché io avrei dovuto collaborare e ho collaborato a una delle serate in piazza Sala Consilina con la vecchia formazione Svartmoyo. Dal momento in cui siamo entrati in sinergia con Fausto e abbiamo capito che, diciamo così, le nostre idee collimavano bene, avevamo un'ottima fusione tra testo e musica, abbiamo deciso di affrontare questo percorso insieme per poter ottimizzare quelle che sono praticamente le nostre capacità. E da questo è nato, diciamo, questo nuovo ensemble, questo nuovo gruppo, questo nuovo insieme che è formato da me e Fausto Nessuno Marino. In questo brano si sente molto la sonorità hip hop, quindi siete tornati un po' alle vostre origini. Sì, a differenza della vecchia formazione dove eravamo molto più sperimentali, diciamo che con Antonio siamo ritornati alla purezza dell'hip hop, sempre leggermente sperimentale, cioè con suoni nuovi, con qualcosa tutta del nostro sacco, però diciamo siamo molto più radicali ai canoni che c'erano, diciamo, nel rap più negli anni 90, con qualche sfumatura un po' più futuristica, diciamo. Poi la maggior parte dei pezzi sono stati arrangiati con l'ausilio degli strumenti veri e propri, quindi oltre all'elettronica abbiamo anche l'acustica, quindi chitarre, violini e quant'altro. Il progetto è un bellissimo progetto, molto curato. E c'è anche un bellissimo video di questo brano girato a Sala Consilina. Raccontateci di questo video. Allora, abbiamo fatto un mese di riprese, la regia è stata curata da Edmondo Ragone insieme a Domenico Martoccia, e diciamo che abbiamo questo video, è come la musica, diciamo, alquanto sperimentale. Si sdoppia un po'. Sì, diciamo, è la struttura, sono due schermi con un piano sequenza
girato per 5 minuti continui, mentre sull'altro abbiamo giocato un po' sul trailing film, cioè dove non canta il cantante, che subentra dopo nell'ultima strofa, ma ci sono scene che diciamo rappresentano la canzone. Una vera e propria storia, diciamo così. Questo EP è appena uscito, però voi avete già avuto modo di presentarlo in diverse occasioni. Sì, diciamo che quest'anno da maggio abbiamo iniziato a fare un ottimo live stage con aperture e concerti di artisti quali Babaman, Rocco Hunt, Mamma Marias, Iovine. In più, diciamo, stiamo lavorando a un nuovo progetto, un nuovo disco, collaborando con professionisti di spessore. Amo ricordare Tormento, ex voce dei Sottotono, e Fabio Musta, produttore a livello internazionale di hip hop. E c'è un'esperienza che vi è piaciuta particolarmente fare? Qualcuno che avete conosciuto con piacere? L'esperienza più bella che abbiamo avuto è stata quella con Fabio Musta. Praticamente ci è stato presentato da un carissimo amico di Salerno e siamo stati accolti nel suo studio veramente a braccia aperte. Ci ha dato tanti consigli veramente, veramente utili. Ha apprezzato molto il nostro progetto e per noi è stata una soddisfazione grandissima, perché lui è un produttore di spessore internazionale, tant'è vero che lavora in America più che in Italia, e quindi sentirsi apprezzare il proprio lavoro da una persona che sta nel settore da un sacco di anni prima di te è una soddisfazione veramente, veramente grande. Poi è una persona umile, una persona alla mano, un ragazzo veramente a posto. Ragazzi, c'è anche un bellissimo sito internet che racconta tutto quello che fate, che avete fatto fino ad oggi, che fa ascoltare i vostri brani e fa vedere anche i vostri video. Sì, il sito è stato realizzato da Idea for Web, sempre di Sala Consilina, come di Sala Consilina e del Valodidiano, tutta la produzione che c'è dietro a un album, che c'è dietro un progetto, dallo studio di registrazione, il 3MF Studio a Sanza, come c'è la regia dei video di Edmundo Ragone e Domenico Martoccia. Sì, il sito è praticamente completo, c'è di tutto, e in più è scaricabile come Al Vento Cenere EP proprio nella pagina discografia di questo sito. Infatti mi dicevate dietro le quinte che quest'anno avete deciso di non fare il disco fisico perché lo avete realizzato in download gratuito. Sì, abbiamo, non essendo un lavoro ufficiale, quindi con casa discografica o con casa editrice, abbiamo deciso di registrare questi pezzi e regalarli a chi ha voglia di ascoltarli. Quindi ricordo l'EP come Al Vento Cenere è scaricabile su www.svartomoio.it nella sezione discografia. Ragazzi, io sono davvero contenta di avervi ospitati oggi qui a Radio Alfa, siete molto bravi, tanti complimenti e tanti in bocca al lupo per questo e altri progetti. A presto, grazie. Ciao a tutti. Ciao a you. Radio Palco, una produzione Radio Alfa. Per salire sul nostro palcoscenico, info@radioalfa.com.